Sì. Questo pure è Roma. Di Roma, sì. Che cosa qua si va a pagare? Qui c'è la casetta. La casetta non è mia, non so che casetta. Vabbè, è il Caravaggio, se non lo so. C'è l'orologio? Era qua. C'è via, qua c'è il qua c'è via Caio. Sì, l'orologio è sulla porta. L'orologio è qua, è la chiesa, se non lo so. Adesso sono carico, adesso. Mi ricordo, perché non parlo. Ma con case di comunità se... No, è che c'è un asilo. Sì, però l'asilo è già... Allora, qui ci troviamo nelle scuderie del Palazzo Giustino Fortunato, dove Giustino Fortunato aveva la sua carrozza, poi aveva le stalle con i suoi cavalli e poi se ne andava a passeggio con la sua carrozza. E io in questa scuderia ho realizzato questa mostra fotografica che l'ho chiamata Rio Nero come era. Ci sono foto di pure 100 anni fa. Praticamente questa foto qui è una foto del 1913 e l'ho fatta proprio in occasione della festa patronale, la Madonna del Carmelo. E questa è una foto in piazza Giustino Fortunato di più di 100 anni. Allora andiamo dentro a vedere la mostra. Allora, come dicevo prima, qui ho raccolto delle foto delle processioni del Carmelo. Praticamente questa foto qui è addirittura del 1882, poi questa del 1911, dove c'era un baldacchino di legno che si chiamava in dialetto rienarese un catreband, dove veniva sistemata la Madonna sopra e una decina di persone, ventina di persone, lo portavano proprio a abbraccio. E qui proseguiamo sempre con delle feste dell'epoca, questo per esempio del 1920, questo più o meno anni 30. Invece poi questa foto, praticamente questa Madonna del Carmelo, la chiesa sua è la chiesa di Sant'Antonio Abate. Questa nel periodo verso maggio viene portata alla chiesa madre e rimane fino ad oggi, che gli fanno la processione, e domani pomeriggio la riportano alla chiesa, alla sua chiesa, diciamo, la chiesa. Questa invece è le luminarie dell'epoca di una festa. Questa è la processione della Madonna in via Gianturco. Allora, poi qui andiamo alla zona della Fontana Grande di Rio Nero, dove i primi anni del Novecento veniva usato per fare i mercatini, il mercato proprio. E questo è un plastico che ho realizzato io, sempre dalla Fontana Grande, come era nei primi del Novecento, dove le donne andavano tutte a prendere l'acqua, che in casa acqua all'epoca non c'era, andavano con i barili, andavano a prendere l'acqua e lavavano pure i panni. Sempre in questa fontina. Questa è sempre una foto degli anni 50 della chiesa, e qui invece ci troviamo nella chiesa di Sant'Antonio Abate, dove qui c'è una lapide. Il 1 aprile del 1502 un capitano francese e uno spagnolo hanno diviso l'Italia, hanno diviso l'Italia meridionale. Gli spagnoli si sono presi l'Abruzzo, Calabria, e i francesi hanno preso Sicilia e Campania. Qui invece ci troviamo al passaggio a livello e c'è un fondanino che viene chiamato il fondanino di Barile, però si trova nel territorio di Rio Nero.
Qui ci troviamo nei pressi della stazione ferroviaria di Rio Nilo e qui c'è una foto della stazione degli anni 20 più o meno. Questa è una con i treni a vapore, sempre negli anni 50. E vicino alla stazione c'è una villa comunale dove hanno dedicato un monumento al generale Pennella, originario di Rio Nilo. Qui andiamo avanti sempre verso la stazione e qui siamo su via Galliani, che è la strada più importante di Rio Nilo. Poi qui c'è la centralissima via Nazario Sauro con l'attuale villa e qui c'è una bella foto che mi piace molto. Praticamente c'è una nonnina che sta aprendo la tenda, il marito tornando dalla vigna doveva far entrare l'asino in casa, perché prima in casa c'erano anche gli asini, ma ci abbiamo le macchine. Ma qui ci troviamo sempre via Nazario Sauro. Questa è la famosa Fontana dei Morti, che viene chiamata, dove negli anni 90 c'era un distributore di benzina. Poi qui andiamo, c'era un cinema teatro combattenti che è stato costruito più circa negli anni 30, dove vicino a questo cinema c'era un famoso lavatoio, dove le donne, che prima in casa non c'era né acqua né corrente, le donne andavano tutti a lavare i panni a questa fontana, a questo lavatoio. Poi c'è la chiesa madre di Rio Nilo e questa è una foto del terremoto dell'80, dove è stata distrutta tutta la... Questa invece è recente. Qui invece ci troviamo proprio al centro del paese, a piazza Giustino Fortunato. E ci sono varie foto degli anni 20, 30, 40, 50, fino agli anni 90. E adesso questa piazza non c'è più, perché hanno fatto una piazza più moderna. Anche questa è sempre Piazza Fortunato. Qui invece ci troviamo al Rione Costa, dove c'è una torre dell'orologio antichissima costruita nel 1888. Qui vicino c'era una chiesetta chiamata la Chiesa del Caravaggio del 1740, caduta nel terremoto del 1930. Qui abbiamo invece il personaggio più importante di Rio Nilo, importante, praticamente era il brigante generale Carmine Donatello di Crocco, che diciamo era contro i ricchi e chi aveva. E invece qui ci sono delle immagini delle certe brigantesche, col Crocco c'era anche le brigantesche, tra queste sono moderni, sono delle ragazze che hanno fatto delle rievocazioni storiche e mentre fanno degli eventi. Questa invece è la processione della Via Crucis degli anni 40-50 di Rio Nilo. E questi sono i vari personaggi, questo è il Cristo, la zingara e la Madonna. E qui avevano portato in processione anche la Pietà. Queste si trovano in piazza con la processione. Invece queste foto sono un po' più recenti, cioè anni 90. Questa è la zingara, la nuova zingara, diciamo che lì c'è una zingara diversa. Poi c'è il personaggio della Tentazione, la Madonna, Caifa e il Gesù. E questi anni 90. Adesso invece passiamo alla parte artistica. La fotografica l'abbiamo finita, qui invece abbiamo dei quadri
di diversi artisti. Questa è la signora Rosa Spera che ha fatto, c'è proprio uno scorcio di Rio Nero su una mattonella in ceramica. Questo è un quadro suo, saranno dei fiori, sempre suo. Invece questa è la signora Angela Rosanigro che fa dei decoupage, fa dei lavori su piatti. Anche questo sulla sala della signora Nigro, cioè dei lavoretti sui piatti, riproduce dei quadri famosi sui piatti. E invece questi sono dei quadri di Antonio Nino Casareglio. E io sono pure un artista e ho fatto dei quadri. Questo è un acquerello che rappresenta un paesaggio. Quello è uno scorcio di un paese. Scorcio. E quello è un astratto. Bene, e poi per finire ho fatto un bel quadro con il nostro Monte Volturne, un bel panorama, un tramonto sul Monte Volturne. Allora, questo è un quadro del Monte Volturne. Il nostro, questo Monte Volturne, ci sono dei punti, era un vulcano moltissimi anni fa, dove c'è Monticchio con i suoi due crateri spenti da milioni di anni fa. E qui ci abbiamo nel Monte Volturne un bel vino chiamato proprio Aglianico del Volturne, che è un ottimo vino della Basilicata, dove noi produciamo vino, olio, castagne, abbiamo delle acque, diciamo siamo un po' ricchi di un po' di tutto. Venite in Basilicata che troverete un po' di tutto, vino, olio, castagne, c'è tutto. A Barile poi abbiamo delle belle cantine scavate nel tufo perché 500 anni fa sono venuti dei profughi albanesi dove come abitazione hanno trovato queste cantine, dove adesso abbiamo un ottimo vino Aglianico del Volturne. Dello scultore Giuseppe Figarazzi di Rio Nero. Allora, questa mostra rimarrà aperta fino al 15 di agosto e vi aspetto a tutti a venire a visitare, che è una bella mostra. Arrivederci a tutti e grazie.